oggi ci riprende con me questa vostra Black Ace. Ok ragazzi, l'ultima volta ci è stato detto che la nostra prossima fermata è l'onda astrale, per poi dirigerci a Aloha, per poi andare agli studio WDBG. Ok, quindi andiamo qua. Ah, mi aspettavano già. Cosa? Cosa sta facendo? What? Rumore? Cosa? Non mi piace. Mi sta chiamando lui. Ragazzi, è una chiamata. Sembra che sia Prez. Da Prez. Cosa c'è a Prez? Mega Man! Fa male! Male! Calmati, Prez! Fai un respiro profondo! Oh! Ah! Va malissimo! Sta succedendo qualcosa di terribile da Deco Ridge! Ci sono virus! Sono ovunque! Dappertutto! È terribile, vieni subito! Mega Man! Ok, sì, non ho idea di cosa abbia detto. Credo che Prez sia uscita fuori di testa! Aggiungiamola più presto, voglio proprio vederla. Lì è davvero... deve esserci una ragione se i virus sono comparsi a Deco Ridge. Sonia, Bud, sembra che siano comparsi altri virus a Deco Ridge. Vado a controllare. Voi due dirigetevi agli studio WBG. Ok, ricevuto. Sta attento, Gio. Anche tu, Sonia. Ok, dirigiamoci a Deco Ridge. Basta fare il pulse out, no? Yep. Ah, tutto qua. Wow! Geo! Laggiù! Ah, what? Come ho fatto a arrivare lì? Phew! Tutto qui? Ma va! Prez, hai fatto tutto questo casino per una inezia simile! Mega Man, attento! I virus stanno uscendo da laggiù, uno dopo l'altro! In che senso? Cos'è quella roba lì? Impossibile! Come possono comparire in questo mondo i virus? Ehi ragazzo, penso che ci sia qualcosa laggiù! E da dove i virus stanno? Molto probabilmente! Dopo chiederemo dettagli ad Ace o a qualcun altro, ma per adesso è tempo di prenderli a calci! Sì! Ah, lo fa da solo! Bene! Che ne pensi, Acid? Non c'è dubbio, è un portale per una onda rumore! E sembra anche molto grande! Onda rumore. Le onde rumore sono mondi completamente composti da rumore. Immaginali come letali nuclei di programma dove il rumore imperversa in maniera così forte da poter essere paragonato a un vento in tempesta. Anche se ufficialmente non sono riconosciute, ne sono state rilevate in varie parti del mondo. Sembra che aumentino proporzionalmente con il rumore. Voi ragazzi vi siete imbattuti in una di esse. Probabilmente lo ignori, ma l'ultimo aggiornamento ha immesso negli Hunter una funzione che consente il rilevamento delle onde rumore. La funzione è stata sviluppata prevedendo che le onde rumore sarebbero diventate sempre più comuni con il passare del tempo. Ci sono ancora tante cose che non sappiamo al riguardo, non credi? Pensi che varrebbe la pena entrarci e dare un'occhiata? È troppo pericoloso, Ace! Non abbiamo idea di cosa ci sia o cosa potrebbe accadere all'interno di un onde rumore di quella portata. Prima di ogni altra cosa, la Waz dovrebbe esaminarlo. Noioso! Pensi che sia spaventato da un po' di rumore? Entriamo dentro e daremo un'occhiata, nessun problema. Possiamo farcela. Omegaxis, non posso permetterlo. Dobbiamo seguire i protocolli. Non ricordo di avertelo chiesto. Andiamo, ragazzo. Cosa? Lo apprezzerei molto, Gio. Come Omegaxis ha fatto intendere, nessuno a parte Mega Man potrebbe riuscire a muoversi liberamente là dentro. Se inviasse qualcun altro, avrei pochissime speranze di far ritorno. Ma Gio, so che puoi farcela. Dopotutto sei il più grande eroe del mondo. Grazie. Ace, allora andrò a controllare. Va bene, giusto, Acid? Mi aspetto che ritorni con dati molto interessanti. Sta attento. Come sempre, ritornerò. Bah! Guardate l'Hunter! Interferisce un botto sta cosa. Ok. Sono dentro. What? C'è qualcosa di qua? È distorto sto mondo. Oh, tu che cavolo sei? Questo posto carino. Cos'è Enrico Pasquale praticò? Ragazzi, non entrate mai qua dentro, va bene?
bene. Da che parte? Ah, si fa il giro. Un altro coso. Più lontano, il portale rumore. Molti views, li ho visti. Molto rumorosi. Zzzz. Dialoghi epici. Dai. Ok. E sono finito a... Dove sono? Perché Talus fai? Ok. Muahaha, chi vi credete di essere? Ok, maledizione! Prendete questo! Sì! Ah! No, no, diamine, ancora! Come possono esserci virus da tutte le parti anche se questo è il mondo reale? E nel mondo in cui stanno comparendo? E nel mondo in cui stanno comparendo? È il rumore che sicuramente li crea. Dovremmo controllare tutti i luoghi dove i virus stanno comparendo. Eh? Rilevate l'onda rumore accesso? Wow! Eh no, ma a me, io devo entrarci. Onda rumore campo da tennis. Quello è l'uscita. Io cosa devo trovare esattamente? Ah, questo devo trovare. È una massa di rumore. Quindi è da questa cosa che vengono i virus? Chi se ne frega? Ragazzo, spostiamola via. Ok. Ragazzo, ragazzo. Allora, se io fossi un onda rumore, mi metterei qui. Piccolo strano, l'acqua rapidissima. Mentre il BG sta reagendo. Rilevata l'onda rumore. Accesso. Rilevata strana composizione di rumore. Pericolo. Comportamento anomalo del pulsante A. Non premere. Comportamento anomalo del pulsante A. Wow. Io ci devo entrare, però. Ok. Una massa di rumore. Potrebbe essere questa a creare tutti i virus che ci sono nell'aria. Ragazzo, divertiamoci. Buona idea. Messaggio in arrivo. I disordini dei virus sono cessati. Ma adesso c'è una potente onda rumore nel parco eventi. Potresti venire? Yeppissima. Con tutto il rumore qui presente non puoi fare pulse out? Davvero, non posso fare pulse out da qua. Ok, quindi devo entrarci io? Scusaci, ma questa è la distanza massima a cui io e Arknot possiamo avvicinarci senza subire danni. Lasciate che qui ci pensi io, andrò dentro e darò un'occhiata. Conti a questa idea. Gio, fai attenzione. Contaci, allora vado. Ok. Ok, si entra nel mondo rumore. Ah, ok, forse ho trovato qualcosa. Ho trovato decisamente qualcosa. Che cos'è? Non sapevo che il rumore potesse essere così grande. Sicuramente non è normale. Non ditemi che è andato fuori di testa per dare un rumore così insulso. Chi è? Jack? Jack? Tutto questo rumore è opera tua. Che faresti se lo fosse? Sai, non posso sopportarlo. Come possono dei tali imbecilli aver battuto mia sorella? Jack, ricordami si stia. Silenzio! Ascoltami, Jack! Ho detto silenzio! Non parlarmi come se mi conoscessi! Cavolo, voi due avete davvero scocciato! Pensate che dovrei ascoltarvi? Pensi che sia stupido? Niente affatto! Volevo solo... Ragazzo, piantala! Se intendi parlargli, fallo dopo che gli avremo dato una lezione! Ha! Sei molto sicuro di te, vero, amico Xyz? Aspetta, non penserai? Non penserai davvero che l'ultima volta facessi sul serio? Se è così, allora sarai incitrullito con la vecchiaia. Tappati quel tuo beccaccio e preparati a ricevere una bella lezione. Vedremo chi è davvero incitrullito. Non scaldarti troppo, Mega Xyz. Jack, spazzati al pianeta di questo idiota. Zitto! Non osare darmi ordini. Ti prego, Jack, non voglio lottare con te. Capisco. Beh, fai come credi. Ma sono venuto per una lotta e ne avrò una. Così finalmente ho trovato uno di quei vermi del Dialer. Chi va là? What? Ah, chi sei? Oh cavolo, siamo nella... più totale, va bene? Questo ragazzi è Rogue, il guerriero solitario, nonché conosciuto come Solo. Mi chiamo Rogue, cerca di non dimenticarlo. Rogue, l'ultimo sopravvissuto di quel Rogue. King ha detto che è un tipo pericoloso, quindi è lui, eh? Cosa vuoi? Perché sei qui? C'è qualcosa che vuoi da me?
non da te. Ho qualche domanda da fare al tuo capo. Portami dal tuo leader. Ah, chi ti credi di essere? Se vuoi vedere King, allora cercatelo da solo. Non intendo darti una mano. Maledizione, mi hai rovinato l'umore. Alla prossima, leader. Ragazzi, per chi non conoscesse Rogue, era nella seconda serie di Mega Man ed è davvero, davvero forte. Jack è fuggito. Aspetta, Rogue! Grazie! Sei ingenuo come sempre. Pensi davvero che ti stessi dando una mano? Eh? Beh, allora... Sappi, non importa cosa pensi, sei ancora sulla mia lista nera. Non è cambiato nulla. Ad ogni modo, ci sono altri che mi preoccupano di più in questo momento. Dealer, li spazzerò via. Anche tu lotti contro Dealer? Intendo dirtelo una volta sola. Non ho intenzione di lavorare con te. Al massimo sarai solo uno strumento che userò. Dai questo messaggio anche alla polizia Satella. Quindi è lui il quarto membro che cercava la polizia Satella. Rogue, voglio dire solo. Ok ragazzi, vediamo cosa dice la scheda informativa. Discendente di Boo, solo col cambio d'onda diventa Rogue, rivale di Mega Man. Detesta l'amicizia, il gami e le cose di quel genere. Un piccolissimo appuntino che voglio dirvi. Solo è l'unico essere che non ha bisogno di qualcuno per fare il cambio d'onda M. Cioè non ha abitanti di FM, ce la fa benissimo da solo. È la sua particolarità. Naturalmente, come ha già detto lui, è il mio alter ego, la mia nemesi, perché odia tutti i legami d'amicizia. Cosa ha fatto il DL per farti arrabbiare così? E perché vuoi che dia un messaggio per la polizia Satella? Cosa ti è successo? Ehi ragazzo, guarda! Eh? Ah, è andato via Jack e si è risolto tutto. Logico. Se n'è andato! Finalmente tutto chiaro. C'era Jack dietro quello strano rumore. Ha creato quella roba per creare confusione. Sapevo che ci saremmo fatti avanti per risolvere la situazione. Le cose si stanno facendo sempre più complicate. Per il momento andiamo dalla polizia Satella. Sarebbe grandioso se adesso riattivassero la linea onda. Attraversare le onde rumore è stata un'impresa non da poco. Ci siamo occupati di tutto quello strano rumore che Jack ha scatenato. Non sembrano esserci più in vista altri maledetti virus, quindi dovremmo avere finito, giusto? Hai ragione, andiamo a controllare. Ok ragazzi, ma andremo dalla polizia di Satella e scopriremo tutto quello che sta succedendo a solo, Jack e tutto il resto nel prossimo episodio. Quindi se il video ci è piaciuto, commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Cosa sono questi cosi? Wow, un paio di virus ci sono. Ci esercitavamo in vista del mio dibattito elettorale di domani. Che problema avete? Prez, non penso che sia saggio parlare col virus. Stai zitto, lo so già. Ma cos'altro potremmo fare? Non preoccuparti, verrà una certa persona. Lo fa sempre. Lui verrà. Mega Man verrà.